Sono stati due i parti di pazienti affette da Covid fatti al Murri nella scorsa settimana, l'ultimo ieri da due mamme non vaccinate, mamme e bimbi stanno bene. Dopo due anni di pandemia, cioè la nostra equipe è abbastanza preparata ad assistere queste situazioni che si verificano in emergenza nel momento in cui la paziente non è trasferibile nelle strutture dedicate al Covid come punto di nascita che la Regione ha predisposto, in particolare Pesaro e Ancona. Nella fattispecie il parto di ieri era una signora che era stata segnalata all'attenzione dei colleghi di Pesaro, ma essendo diciamo un terzo parto, la rottura delle membrane improvvisa e l'insorgere di un travaglio inarrestabile ha fatto sì che la paziente si è dovuta fermare da noi, era una paziente seguita da noi, è arrivata e ha partorito, cioè c'è stato appena il tempo di assisterla. Il parto è andato molto bene, il bimbo sta bene, non ha per ora avuto alcun tipo di problema e speriamo di fare una dimissione precoce già domani stesso sia della mamma che del bambino, che sono isolate in una stanza del nostro reparto. Come vi siete attrezzati appunto per questi casi di positività? Noi abbiamo una sala parto che dedichiamo a questo tipo di parti, che per fortuna rimangono comunque abbastanza rari, anche se rispetto alla prima ondata se ne vedono di più, perché la diffusione del virus sicuramente questa volta è maggiore rispetto alla prima ondata, soprattutto fra le pazienti gravide, perché non essendoci più il lockdown, diciamo, la gente circola di più e quindi c'è maggior possibilità di contrarre il virus. Per fortuna tutte queste donne, nella maggior parte dei casi, sono completamente asintomatiche. E molte sono vaccinate, alcune no, però ecco, ormai nel reparto abbiamo tutti i presidi che ci fornisce la direzione per poter assistere e proteggere il nostro personale e assistere comunque al meglio la paziente. Poi la sala parto viene immediatamente sanificata così come poi accadrà la stanza dove viene isolata la paziente nel momento in cui verrà dimessa. Per il feto grossi problemi non ce ne sono, cioè è chiaro che se contratto in epoca precoce, nel primo trimestre, soprattutto se con sintomi, con febbre alta, come tutte le malattie virali contratte in epoca molto precoce, può indurre l'aborto. Si è visto poi in alcuni casi che se ci sono complicanze materne si possono avere parti prematuri o ritardi di crescita, però in realtà grosse problematiche fetali e neonatali non se ne sono mai, per fortuna non se ne sono mai riscontrate.